Ciao a tutti, bentrovati. Si gioca qui sull'ICS 10 minuti il tempo a disposizione. Il mio avversario molto forte, 2325, decido di giocare cavallo F3 nella prima mossa, contro la quale lo risponde con cavallo F6. G3 dunque, siamo nel pieno dell'apertura reti, dove l'idea del bianco è cercare di posizionare, di eseguire queste semplici mosse. Come vedete, il re è abbastanza sicuro, lui mi sta copiando e allora per cercare di evitare di giocare posizioni estremamente simmetriche, decido di giocare C4, conquistando il centro della scacchiera per poi proseguire in questo modo. Qualcuno forse avrà riconosciuto che questo sviluppo con un pedone C4, G3 e i pezzi pronti a controllare queste case prendono il nome di apertura inglese, importantissimo per il bianco il controllo di queste due case. E infatti, durante il corso della partita cercherò di dare particolarmente attenzione proprio a loro. Mio avversario continua, E5. Chiaramente questa potrebbe essere una mossa noiosa, fastidiosa, terribile da ricevere, quindi non voglio che lui riesca ad avanzare con facilità. Quando lui avanzerà, se dovesse avanzare in questo momento, siamo più che contenti perché dopo cavallo G5 quel pedone lo spazzeremo facilmente fuori dalla scacchiera. E allora a tal proposito decido di continuare la mia presa di spazio sul lato di donna. Dovete sapere che ogni apertura alle sue idee, in particolar modo l'apertura inglese vuole che il bianco riesca a conquistare spazio lì sul lato di donna, e quindi se lui mi gioca a cavallo C6 io sono ben contento di progredire con il mio pedone B. La successiva domanda potrebbe essere perché il bianco vuole spingere e prendere spazio sul lato di donna, semplicemente perché l'alfiere dopo l'apertura punta a quella zona della scacchiera. Continuo la mia presa di spazio avanzando questi tre pedoncini, vediamo fin dove arriveranno, fin dove riusciranno a creare qualche problema. Sembra che siano incontrastabili, lui fa mosse di cavallo, muove più volte lo stesso pezzo e allora i miei pedoni vanno allegramente in avanti e a cercare di creare problemi. Donna A4 sulla scacchiera, si è creato un po' di spazio, decido di occuparlo con la donna, arriva F5, mossa che si poteva prevedere, immaginare, era senz'altro nell'aria, e quello che potrebbe essere molto interessante per me, rompere la struttura del lato di donna attraverso la spinta B6. Durante il corso delle partite dovete sapere che è molto importante cercare di creare dei punti di contatto, creare un proprio pedone a contatto con i pedoni avversari proprio per indebolire la sua struttura pedonale. Quindi a tal proposito la spinta in B6 inevitabilmente aprirà colonne, demolisce la sua struttura e quindi potrebbe essere estremamente utile. L'idea resta, cerco di migliorarla, magari prima di spingere in B6 cerco di attivare quest'alfiere su questa diagonale. È anche molto importante da parte mia cercare di indebolire la sua struttura pedonale su più punti, perché B6 è una mossa che inevitabilmente renderà questo pedone più debole, perché semplicemente prenderemo di mira la base, quindi chi difende quel pedone, e attivare questo alfiere ovviamente potrebbe essere estremamente utile. B6 la gioca lui e questo è chiaramente. Se io dovessi spingere, renderei vano, inutile tutto ciò che ho fatto prima, perché chiudo troppo la posizione, questo alfiere resterebbe fuori gioco e non mi interessa. Se dovessi catturare, un piccolo vantaggio lo acquisisco, quindi se io dovessi catturare, probabilmente lui riprende con il pedone verso l'interno, verso il centro della scacchiera, e acquisisco un piccolo vantaggio. Tuttavia, non mi convince tantissimo la posizione, potrei aspettare. Ciò che mi piace è una mossa di cavallo che possa saltare qui. Però in questo momento, se io saltassi, lui mi cambia, spinge in E4 e questo alfiere potrebbe dar fastidio. Ok, è vero che quell'alfiere può dar fastidio, però quando lui mi attacca il mio cavallo si riposiziona al centro della scacchiera, quindi questo potrebbe essere il dettaglio e tattico che potrebbe salvarmi. O meglio, potrebbe darmi una posizione più forte. Per quale motivo voglio saltare con il cavallo qui? E per quale motivo ho voluto aprire questa colonna semplicemente per concentrare la mia attenzione, le mie forze, il mio esercito contro questo pedone che è rimasto un po' più indietro. G5 per lui, vuole probabilmente farmi indietreggiare, è il momento di dire la nostra e prendere di mira il pedone più arretrato. Ogni volta che giocate una partita, se c'è un pedone, se vi accorgete che il vostro avversario abbia un pedone un po' più indietro degli altri, prendetelo di mira perché è colui che dovremmo cercare di far fuori.
Mi attacca il cavallo, l'ideale sarebbe centralizzarlo, una mossa come cavallo G5 fantastica per entrare qui, ma non siamo in grado di farlo. La casa G5 purtroppo è ancora sotto il suo controllo. Potrei giocare cavallo H4, scelta impegnativa, da una parte impegnativa perché se mi giocasse alfiere F6 chiaramente quel cavallo lo elimina. Perderei un pedone, però in quel caso perdo un pedone ma prendo il suo alfiere di fianchetto e questo potrebbe essere senz'altro qualcosa di molto utile per me. Ad ogni modo, per non calcolare troppo e per cercare di approfittare di questo svantaggio di tempo, di accelerare un po' il gioco, decido di mantenere il mio cavallo pronto a galoppare verso l'occupazione di questa casa C6. La casa C6, che è la fine di questo percorso, vediamo se effettivamente riesco ad andare qui, sembra che non possa impedirlo. L'occupazione della casa C6 vorrebbe dire creare l'avamposto, quindi il miglioramento del mio cavallo. Questo sembra così facile da realizzare, e se mi cambia, prendo di torre per fissare il suo pedone arretrato. Ci sarà un momento dove questa cattura sarà utile perché porterà un altro attaccante. E dicevo prima, l'occupazione di una casa debole, quindi una casa che il nostro avversario non può più controllare con i pedoni e noi occupiamo con un pezzo, vorrebbe dire aver creato l'avamposto. L'avamposto è qualcosa di molto utile, forte, perché semplicemente il nostro pezzo leggero diventa un pezzo solido, difficilmente rimovibile. La partita continua. Ok, questa H3 vi dico che mi aiuta. È vero che questo alfiere è un po' brutto, però mi aiuta perché ho delle mosse di rottura. Eccola qui, D3 o F3, che possono facilmente indebolire il suo centro della scacchiera, in particolar modo i suoi pedoni dell'arrocco. Probabilmente devo iniziare con F3, perché F3 di pedoni ne attacca 2. D3, ok, utile, merita la sua attenzione, però su D3, sulla cattura, ok, tengo un piccolo miglioramento, però vorrebbe dire aver tanto materiale. Giochiamo così, catturo. D3 è la mia idea. Prima ho detto che D3 darebbe materiale, in realtà dopo la cattura potrei riprendere, però non riesco più a rompere con certezza la struttura. Questo cambio l'ho eseguito perché su Donna C2 ho due idee. La prima, cercare di giocare alfiere B2, togliergli il pezzo più forte. L'alfiere di fianchetto è sempre il pezzo migliore. La seconda, progredire con D3. Cosa vuole fare lui? Immagino che voglia fare F4, perché gioco D3 lo stesso, e su F4 starò fermo. In fondo questo alfiere controlla tutti i possibili ingressi, non credo di subire scacco matto sulle case chiare, e quindi mi limito a giocare in questo modo. Un tema tattico abbastanza ricorrente è il sacrificio di qualità, quindi io raddoppio le torri, mangio qui. E questo sacrificio di qualità potrebbe darmi qualcosina in più, semplicemente perché rovinerebbe la sua struttura pedonale. Mi propone il cambio delle donne che io rifiuto, voglio migliorare la posizione, torre D1, lo annunciavo prima, cambiare il suo forte alfiere di fianchetto sarebbe qualcosa di estremamente utile e forte per me, quindi questo alfiere sono pronto a riposizionarlo indietro, un alfiere in B2 è senz'altro qualcosa di estremamente comodo. Ovviamente l'alfiere in B2 in questo momento non può andare perché lungo la diagonale incontrerà due pezzi. E allora ripieghiamo, si ricomincia, l'alfiere va in C1, chissà andrà in E3 o a volte potrebbe anche trovare altri percorsi, altre case su questa diagonale sulle quali giocare. Fossi lui, torre 1, lo giocherei all'istante oppure come si dice la giocherei al tocco, quindi cerco di mettere la mia torre in A1 per dar ovviamente fastidio ai pezzi avversari. L'alfiere potrebbe. Ok, torre 5 non me l'aspettavo perché mi permette di fare così, ti attacco e poi l'alfiere C3 mi sembra abbastanza forte per togliere il suo alfiere. La cattura di questo pedone non mi preoccupa affatto, quindi questo è già un buon inizio. E forse gioco così, magari miglioro questa torre, do uno sguardo in più a questo pedone, l'apertura di tutto con E4 potrebbe aiutarmi. Donna 4 mi vuole cambiare, vediamo un po' quale possa essere la scelta più giusta, perché se io non cambio, lui comunque si mangia il pedone. Quindi potrei cambiare
cambiare e aprire tutto con E4. Magari questa è la strada corretta. Oppure aprire tutto con E4 adesso. Ok, non facile, perché lui comunque sia è pronto sempre ad attaccare la debolezza in B5. Questo è un momento importante, devo pensare un po' come proseguire o come provare a reagire. Il cambio delle donne c'è, quindi questo non si può chiaramente evitare. Devo cercare di aprire la posizione, direi E4 subito. Andiamo verso un gioco tattico. Quindi apro la posizione perché voglio aprire questo alfiere. Torre per B5, mangio, altrimenti mangio direttamente. Quando il mio alfiere si trova in E4, non è da escludere che voglio togliere il difensore per permettermi questo ingresso. Ok, allora, tutto sotto controllo, qui si ricattura. Se non mi catturi lo difendo, altrimenti ti attacco, quindi alfiere 4. Alfiere 4 è un buon inizio, alfiere G6 è l'idea che ho annunciato prima. Senza pensar molto, direi che torre 5, torre F8 siano mosse possibili. Continuiamo con F3. Perché F3? Perché cambiato questo pedone, io potrei prendere di mira il pedone H3. 2 minuti e 40 per me, 5 e 40 per lui, 3 minuti di differenza. Cavallo F6, avevo pensato al alfiere B2. Vediamo se tatticamente è valida. Penso di sì. Alfiere B2 o anche alfiere F4. Alfiere B2. Ok, di alfiere B2 mi preoccupa che lui mi sacrifica, io riprendo e poi la mia torre si ritrova sulla diagonale del suo alfiere, quindi potrebbe avere qualche risvolto tattico, mentre alfiere F4 lui torna indietro. Andiamo verso la tattica. Sono sicuro che mi sacrifica. O meglio, senza pensar molto, è la mossa che giocherei io. Se dovessi giocare una mossa istintiva, torre per B2 sarebbe proprio quella mossa. Anche perché se non mi sacrifica, io ti mangio e poi probabilmente attivando questo alfiere mi mangerò questi pedoni. Quindi torre per B2 non ha bisogno di pensar troppo, immagino che sia quello il seguito che cercherà. Chi lo sa, vedremo un po' quale possa essere la sua risposta. Ci sono altre mosse possibili? Ok, torre per E4, però su torre per E4 questa è intermedia. Questa intermedia mi sembra forte, perché se mi mangia guadagno la qualità. Mi mangia F3, però io mangio qui, diciamo che prendo in C7 con lo scacco, dopodiché devo eliminare F3. E come lo elimino? Con torre qui. Quindi torre F1, idea torre per F3. Ok, chiaramente lui difende, però io vado dall'altro lato per eliminare H3, magari dare uno scacco qui. Ok, non è ancora così chiaro, io comunque voglio eliminare H3 ed eliminato F3 ho due pedoni liberi. Ok, torre per H3. Torre per H3 credo che sia una buona mossa. Siamo nella parte finale del gioco, quindi serve essere molto precisi. Chiamiamolo così. Re D4, questa la immaginavo. Non sono sicurissimo di aver fatto qualcosa di giusto. Comunque era per D5, sarebbe esattamente la stessa posizione di prima. Ok, scacco. E andiamo dietro. Andiamo qui in F5. Ok, lui difende. Cambio, spingo H. Andiamo qui. Andremo qui. Pedone F destinato a essere perso. No, immagino che sia circondato troppo dal bianco. E quindi il pedone H sarà protagonista di questa continuazione.
bene, torre F4. Dovete sapere che è molto importante non perdere tempo nei finali. Quindi in questo caso io non mi concentro per mangiare pedoni, ma mi concentro per avanzare i miei pedoni. Due pedoni uniti nei finali di torre sono più forti di due pedoni in più, magari liberi esterni, così come in questa posizione. Questo è libero, questo è libero, questo è libero, però i due pedoni uniti, come in tutte le favole, l'unione fa la forza. Qualche giorno fa registravo un podcast dove spiegavo la forza dei pedoni che lì uniti chiaramente sono parecchio forti. Ok, scacco intermedio, repair, torre per G3, non ho più i pedoni uniti, però metto la torre dietro. Idea, spingere e valorizzare. Mio pedone H ha un lieto fine, è rimasto l'unico pedone superstite, vediamo se riuscirà a promuovere. Se torre F3 mi sposto. Immagino che abbia qualche idea di perpetuo, perché la mia torre, il mio re deve mantenere il contatto. Ok, adesso probabilmente è patta, deve rientrare. Torre G8. Allora dico che è patta, intanto questo spingo. Se gioco a K7 vinco. Ecco, a questo punto ho il tempo di rientrare con il re. Se gioca B4, probabilmente rientro con il re verso quel pedone. Ok, H7, questa è la posizione migliore che posso ottenere. Quando lui andrà verso questo pedone, io mangerò gli altri, quindi si andrà verso un pareggio, ma sono sicuro che abbia perso qualche occasione. Se B3, rientro. Se questa, darò scacco, catturo e poi rientro verso il pedone. Sarebbe stato sicuramente un errore, probabilmente patta lo stesso catturando, però sarebbe stato un po' imprecisa perché dopo la cattura avremmo dovuto difendere. Ok, Re C3, attacco qui. Chissà, magari giocatore B8 per difendere, però promuovo. Se pedone D4 catturiamo. Svolge un ruolo importantissimo, ricordate che le torri nei finali sono molto forti se riescono a creare questa situazione, quindi la barriera, quindi cercare di creare un muro nei riguardi del vostro avversario. Questa è una posizione parecchio forte. 30 secondi sull'orologio per il bianco, per me. Sono sicuro di aver sbagliato qualcosa. Adesso, dopo in fase di analisi, cercheremo di capire quale poteva essere il modo migliore di vincere questa partita. Ok, catturo questo pedone, catturerò l'altro e a quel punto si decreterà il pareggio. Immagino che giocherà al Rg6 e io vado a mangiare il suo pedone. E invece no, vuole provarci? In fondo nei peggiori dei casi giocherà comunque Rg6. Scacco, se va indietro vado qui. Accetterà il pareggio, si sarà convinto che sia pari oppure proverà a vincere. Vediamo se sarà sportivo oppure cercherà di speculare per il tempo. Sembra che voglia speculare per il tempo, però purtroppo non c'è niente da fare. Tolti tutti i pezzi, vediamo un po' dove si poteva migliorare. Quindi clicco qui, scacchiere di analisi. Diciamo che raggiunta questa posizione sono sicuro di stare un po' meglio, immagino che il computer mi dia qualcosina in più. Eccolo qui. A6. A6 che consideravo una mossa brutta. La considero brutta perché limito, cioè mi tolgo la possibilità di ingresso, quindi questa A6 che la consideravo una mossa brutta, in realtà la migliora secondo il software. Vediamo un po' la partita. Ok, donna C2 è giusta. A torre C4, questa idea non l'ho considerata. Scacciare la donna per prepararsi allo sfiancheggiamento. Ok, vediamo un po' com'è andata. F3 non gli piace. Cavallo F6 è la mossa della partita. Torre C5, questa non l'avevo considerata ed effettivamente resta col pedone in più. Ok,
Ok, allora vorrà dire che ho difeso bene il finale. Se l'obiettivo è cercare di arrivare a 2700, sia nella modalità rapida che nella modalità blitz, si inizia male perché con questo pareggio faccio meno 1. Spero che il video vi sia piaciuto. Appuntamento alla prossima, ciao a tutti!